molti lo sanno, ci sta un gruppetto di pazzi squinternati che sono 6 anni che segue H24 dalla mattina alla sera tutte le magagne di questa città. La prima fila. Esattamente. E oltre a seguire le magagne di questa città denuncia tutto quello che non va, va in procura, fa ricorsi al TAR, fa un po' quella che si chiama opposizione, pur non avendo direttamente il possesso delle carte perché noi non siamo in consiglio comunale. Non sarò, e non ce l'hanno anche loro, mi fa giustamente notare Marta, ed è vero perché qualche volta quando ci rivolgiamo ai consiglieri comunali effettivamente neanche loro sono in possesso delle carte. Parliamo di sistema Salerno, beh in realtà ragazzi per me di sistema Salerno qua bisogna parlare di sistema De Luca, perché Salerno non c'entra niente, cioè la città di Salerno è una città che ha una tradizione, una gloria e una conoscenza nel mondo che De Luca non fa altro che offenderla. D'altronde De Luca l'ha definita, prima di me Salerno era un paesone un po' squallido e un po' cafone. Consiglio comunale, detto in faccia a noi delle chiancarelle che facevamo la ripresa attraverso la diretta web del Consiglio comunale, perché vi comunico che ancora oggi nel mondo della tecnologia dal Comune di Salerno si possono riprendere solamente 3 minuti, per cui invito Dante a continuare la sua battaglia per ottenere la diretta streaming, perché bisogna guardarli in faccia a questi consiglieri comunali quando parlano, perché sono uno spettacolo. Io sono 6 anni che seguo i consigli comunali e vi garantisco le risate che mi faccio là dentro sono esagerate, è gente di un'ignoranza pazzesca, e se quelli di prima pensavo fossero i peggiori, quelli che sono arrivati adesso, do ragione a Dante, fanno ancora peggio, è incredibile, si può peggiorare. Un'altra frase per capire De Luca è: posso fare anche una strage, mi voterebbero comunque, con me i salernitani hanno un patto di sangue. Ecco, sostituirei la parola sangue e metterei la parola soldi. Hanno un patto di soldi, perché i salernitani dal livello più basso fino al più alto chiedono favori, prebende, posti di lavori al RAIS, punto. Questo è un dato di fatto, quindi è inutile parlare solo delle municipalizzate, delle cooperative, perché in tribunale? Perché Anna Ferrazzano secondo voi ha bisogno di lavorare a Covata alla SMA? No, è una professionista, e come lei sono tanti professionisti a chiacchiere, che però se non arriva la mano del comune e posa i denari non fanno nulla, per cui anche gli artisti è così, abbiamo luoghi e spazi da usare ma sono chiusi, chi li gestiva ha fatto fossi e sono chiusi, per cui non è un sistema Salerno, è un sistema De Luca ed è un sistema basato sui soldi, sul bancomat. Oggi De Luca ha 2 bancomat, non uno, ha quello del comune e quello della regione, per cui fa quello che vuole. Sistema Salerno e stampa, cerchiamo di mettere in chiaro un altro aspetto: in questa città la stampa fa schifo, me ne assumo tutte le responsabilità, ad eccezione naturalmente di Marta, ad eccezione di Andrea, ad eccezione di qualche altro bravo collega che lavora in altri giornali, che per tirare fuori le notizie se le deve sudare, è una cosa vergognosa. De Luca offende i giornalisti da 15 anni e i giornalisti quando vanno alle conferenze stampa ridono, gli fanno l'applauso, li chiama sciamannati, bastardi, sfanculati, li chiama in tutte le maniere, camorristi ambientalisti. A Bernardo Iovine di Report gli ha dato del persona di dubbia etnia, l'ha definito, o un giornalista di dubbia etnia, no? Per farvi capire, i figli, ma i figli stanno lì da sempre, chi si sorprende oggi dell'arrivo dei figli è uno che cade dal pero. Sono 4 anni che li chiamiamo il troia, il triglia e il sogliola, perché ci siamo rifatti ai figli di Bossi, che era il trota, e noi li chiamavamo il triglia e il sogliola, e oggi il triglia e il sogliola sono dove noi denunciamo da anni sarebbero stati. Quando abbiamo parlato di telucrazia 5 anni fa eravamo dei pazzi, sembravamo dei folli. Quando De Luca ci ha offeso anche minacciandoci, augurandoci di fare la fine di San Bartolomeo d'Armenia, che per chi non lo sa è morto scorticato vivo. E perché dovevamo fare questa fine? Perché mentre tutti i giornali di Salerno dicevano che a Piazza della Libertà se n'era caduta la piazza per colpa della bomba, la bomba, per 3 mesi abbiamo parlato della bomba, ma quale bomba? Che se non era per noi che pubblicavamo le foto del crollo, manco si sapeva.
Ma quale bomba? Che si sono rubati 8 milioni di euro, c'è una variante, c'è un lavoro fatto da questi ragazzi fantastico dove c'è uno spaccato del sistema di Salerno che è vergognoso. C'è quello della ESA che chiama De Luca per dire questi neri che anche le rompono i coglioni, l'oro e i fanghi, perché le betoniere versavano direttamente nel Fusandola. E dove erano i consiglieri di opposizione? E dove erano i consiglieri di maggioranza? Dove era la stampa? Dove era la coscienza critica? Dove cazzo stavate? Tutti! Tutti! Questa città si è girata dall'altra parte per anni! Noi li abbiamo definiti diversamente deluchiani, ma quanti ce ne sono? Quanti ce ne sono? Quanti? Quanti nascosti? Quanti? Vogliamo parlare di Barbirotti che ha distrutto l'Italia di valori? Tu lo ricordi, no Fausto? Mi sa, è un qualcosa che tu ricordi bene. A proposito di Fausto, mi viene un aneddoto. Quando tornai da Roma a Salerno a vivere e lavorare, avevo ancora contatti con l'ANSA, conobbi l'ottimo consigliere Fausto Lune, che rimpiango, vi devo dire la verità. Io quando lui ha smesso di fare il consigliere comunale ho pianto, mi è dispiaciuto perché mi rendevo conto che era solo là che lottava, solo lui, un povero disperato. Per cui un giorno ci incontrammo e disse: mi, lo sai che dietro via Lanzarone ci sono delle strane telecamerine, strane cose, andiamo insieme a vedere, comunicai la cosa a alcuni colleghi, se ne sono fottuti. Alla fine ci mettemmo io e lui a fare delle riprese, feci fare un servizio dall'ANSA, dal Nazionale, naturalmente arrivò la Digos, Fausto mi è testimone, tutto a posto. Cioè Di Luca ha avuto per anni le telecamere che controllavano tutta la zona di casa sua senza che nessuno sapesse nulla, in barba a qualsiasi regola. Allora voi vi preoccupate del senso di marcia, ma quale senso di marcia? Ma qual è il problema del senso di marcia? In questa città la legge non esiste, esiste De Luca, la fa lui la legge. Quando il prefetto, la signora Pantalone, che lo doveva cacciare a calci in culo perché era decaduto, perde tempo per far andare il comune alle elezioni nel 2016, non subito. Quando Roberti e Lembo, e mi assumo la responsabilità di quello che dico, perché io sono cose che ho vissuto da giornalista, ci sono inchieste di cui abbiamo perso le tracce, il tesseramento del PD, dov'è l'inchiesta del tesseramento del PD che compare anche in Piazza della Libertà, o quelli della ESA che pazzeano, allora un tot schede qua, un tot schede là, il sindaco Napoli che si trova un curriculum di un disgraziato di Nocera e non sa chi l'ha raccomandato. E questo chi è? Ma come questo chi è? Ma che fate? È allucinante, lo spaccato che viene fuori da quelle intercettazioni è allucinante. Fanpage, si preoccupano di fanpage, la deontologia, l'etica. Il giornalista ha l'obbligo per Costituzione di dare le notizie, punto. Dopodiché risponde personalmente sul metodo che usa per dare le notizie. Per cui è una notizia, va data, punto, non si discute. Ho letto commenti di tutti esperti di giornalismo, tutti esperti di diritto, sono state violate tutte le regole del mondo. Ma che dite? Ma che state dicendo? Ma per piacere, ma abbiate la decenza di tacere, compreso tanti colleghi giornalisti che invece di vedere lo squallore di quelle immagini, lo squallore, non mi interessa se c'è un reato penale, c'è uno squallore di fondo che è impressionante, e difendono Robertino. Chi cazzo è Robertino? Chi è? Chi è? Robertino l'abbiamo incontrato anche noi, vi racconto un altro aneddoto e poi chiudo perché sennò Marta mi uccide. L'abbiamo incontrato anche noi Robertino delle Chiancarelle, l'abbiamo incontrato 3 anni e mezzo fa. Era incuriosito, voleva parlare con noi e noi andammo. Naturalmente siamo un po' figli d'indrocchia, per cui una delle due persone che mi accompagnò a questo incontro aveva un orologio con una telecamerina nascosta dentro. Per cui noi quello che ha fatto fanpage l'avevamo già fatto. Facemmo una chiacchierata in un bar, non la riduco ai minimi essenziali, diciamo, il concetto che noi volevamo tirare fuori, che poi uscì fuori da questa chiacchierata, è che il Crescent faceva schifo, cosa che disse anche il buon Robertino
su, parlando con noi. Il problema fu che il ragazzino che mi portai con me per fare queste riprese fece frizzare al momento di scaricarle sul computer le immagini, per cui perdemmo 40 minuti meravigliosi che, vi dico, io non avrei avuto nessun problema a pubblicare. Nessuno, perché il figlio di De Luca che dice che il Crescent non gli piace, per me è una notizia, punto, non mi interessa, mi piglio le mie conseguenze da giornalista, vado in tribunale e risponderò davanti a un giudice di quello che ho fatto. A proposito di tribunali, stiamo aspettando l'esposto denuncia sulle poste, sono passati 2 anni, non abbiamo saputo niente, siamo andati al tribunale a chiedere scusate, ci fate sapere qualche cosa, abbiamo fatto il modulo ufficiale. Niente. Marina Tarichi, abbiamo chiesto le carte in sovrintendenza, siamo andati 4 volte, ancora non siamo riusciti a trovare l'autorizzazione paesaggistica originaria, non abbiamo trovato la prima variante al progetto, non abbiamo trovato la seconda variante al progetto, e intanto quello apre uno stabilimento balneare. Ma è follia. Naturalmente, se noi diciamo queste cose, i giornali dicono che sì, Angarella ce l'hanno con De Luca, ma quando mai? A noi De Luca ci fa morire dalle risate, senza De Luca noi domani mattina non avremmo neanche motivo di essere, tutto sommato. Quindi De Luca ci fa morire dalle risate, non Crozza. E lui ci ha fatto nascere, come ricorda giustamente Marta, e chiudo qua. Vignelli, ve lo ricordate Vignelli? La S, ve la ricordate? 200.000 euro, quella cacata pazzesca, quella che quando torse il velo al Teatro Verdi la gente dice, come a dire, che? Di che stiamo parlando? Lui si arrabbiò come una bestia, andò in televisione e disse che quelli a cui non piacevano il logo erano dei figli delle Chiancarelle, dei plebei, dei provinciali, ma che noi stermineremo, perché poi c'è questo concetto che li stermina tutti, no? Distrugge tutto, paraghi al suolo, passeremo come le ruspe, vi faremo ringoiare tutto. Oh. Ma che ti dici, siamo un fascismo, siamo a 70 anni fa, ma che ti siamo venuti? Cioè, veramente cose fuori dalla grazia di Dio, e i salernitani applaudono. Applaudono, la stampa è compiacente, ben pur di non scrivere la parola figli delle Chiancarelle su alcuni giornali, si inventano di tutto, cioè l'esposto lo facciamo noi e scrivono che è stato fatto un esposto, così, non si capisce a chi, ma pur di non riportare il nostro maledetto nome, che è come una specie di urticaria, no? Per tutti, siamo come, cioè la gente dice un attimo una mossa, no? Perché? Perché diciamo la verità, perché abbiamo dimostrato che si può fare opposizione anche senza stare in consiglio comunale, si può fare opposizione anche senza avere parlamentari, senza avere amicizie, col lavoro di tutti i giorni, col contributo di cittadini, persone che quotidianamente seguono e denunciano, hanno il coraggio di denunciare. Per cui finché ci sarà questo coraggio, secondo me in questa città ci sarà sempre una speranza. Grazie mille.